Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a questa nuova edizione del webinar DIBIC. Sono il professor Maurizio Gallieni, referente terza missione del Dipartimento di Scienze Biomediche e Cliniche, DIBIC, dell'Università degli Studi di Milano. Per chi è la prima volta che partecipa a questo tipo di evento, a questi webinar che vengono organizzati dal nostro Dipartimento, ricordo il significato della terza missione dell'università. Questa è un'iniziativa di terza missione del nostro Dipartimento e la terza missione significa che oltre all'insegnamento e alla ricerca, che sono le prime due missioni dell'università, c'è una terza missione che è quella di mettere in connessione le strutture dell'università, i docenti, con la società civile e quindi di poter interagire in maniera più diretta nel mondo universitario con diciamo, la società civile. Ora, all'interno della terza missione c'è anche quella che una volta veniva definita alternanza scuola-lavoro, difatti è una diciamo, collaborazione con le scuole superiori e questa iniziativa rientra nel percorso cosiddetto PTCO e per cui noi daremo un attestato per la partecipazione a questo webinar agli studenti che ne fanno richiesta durante l'evento. Per gli eventi precedenti abbiamo avuto qualche difficoltà di studenti che hanno chiesto il certificato in ritardo e noi non abbiamo nessun modo di capire se questo è la presenza effettiva o no. E quindi vi chiedo di compilare, come abbiamo inserito nella diapositiva di presentazione, di compilare il modulo di partecipazione all'evento con il link che trovate nella chat. Un'ultima cosa che voglio segnalarvi è che abbiamo creato un sito web del DIBIC e dei canali social media per i quali stiamo preparando molte novità perché vogliamo anche stimolare la vostra partecipazione. Avremo una nuova grafica, faremo dei quiz, dei sondaggi e molte altre iniziative. Il sito web è www.dibic.unimi.it. Poi abbiamo una pagina Facebook, DIBIC, Dipartimento di Scienze Biomediche e Cliniche Luigi Sacco, e anche una pagina Instagram che è dibig-sotto-unimi. Fate queste, diciamo, comunicazioni un po' di servizio, vi presento l'evento di oggi, il titolo l'avete senz'altro già visto, parleremo di immagini in tre dimensioni e realtà virtuale. C'è il gruppo del professor Vertemati che oggi è coadiuvato anche dal dottor Simone Cassin, sta lavorando molto e molto bene sullo sviluppo di un nuovo modo di fare didattica utilizzando un imaging che è diciamo derivato dagli sviluppi più moderni della comunicazione. Quindi io stesso sono molto curioso di vedere la presentazione di oggi e sono certo che sarà di grande interesse per tutti. Passerei quindi a questo punto la parola al professor Vertemati che credo introdurrà meglio l'argomento e farà la prima presentazione. Buongiorno a tutti, direi che la cosa da fare è passare subito alla presentazione. Come vi è stato detto, l'argomento di oggi riguarda il mondo tridimensionale e i suoi rapporti con la realtà virtuale. In particolar modo dell'impatto che queste nuove tecnologie possono avere in ambito didattico. L'aggiunta e non solo è doverosa, perché in realtà questo tipo di approccio, queste nuove tecnologie permettono
veramente un ampliamento sia a livello mentale che a livello comportamentale di quelle che sono le pratiche che possono essere, che possono coadiuvare quelle che sono le normali, il normale svolgimento dell'attività didattica, quindi la consuetudine di lezioni frontali e esercitazioni, ma vedremo anche che l'impatto di queste nuove tecnologie va ben oltre la didattica in senso stretto, ma potremmo dire che si può parlare di didattica e formazione, soprattutto in un contesto nel quale noi ci muoviamo come dipartimento, che è chiaramente dedicato soprattutto ai risvolti in ambito medico-chirurgico. Sono già stato presentato, mi chiamo Maurizio Vertematti, sono responsabile del corso di morfologia umana macroscopica presso il Dipartimento di Scienze Biomediche e Cliniche Sacco. Inoltre sono responsabile dello sviluppo di attività di realtà virtuale, come vedete, nell'ambito di un progetto finanziato dalla Regione Lombardia, anche con finanziamento europeo, che prende il nome, guarda caso, di PrintMed 3D. Prima di iniziare a definire ciò che si intende per realtà virtuale, vedremo che il termine realtà virtuale in realtà somma in sé una serie di situazioni che sono profondamente diverse da un certo punto di vista, simili dall'altro punto di vista, che fanno tutto riferimento comunque al mondo del virtuale, ma vedremo che i vari esempi di realtà virtuale che presenteremo hanno delle connotazioni diverse e anche degli impatti, sia in ambito didattico che formativo, profondamente diversi. Però prima di iniziare, ripercorrere quello che è alla base del concetto di utilizzo della realtà virtuale dell'imaging 3D in ambito didattico e formativo. E questo fa riferimento a quello che vedete qua, il cono di Dale. Il cono di Dale afferma che dopo 2 settimane, come vedete, vi è un crescendo in ciò che ricordiamo, da ciò che è stato letto, ciò che abbiamo ascoltato, ciò che abbiamo visto, in termini di immagini oppure in termini di filmati o dimostrazione. Tutte queste situazioni però vengono accomunate sotto un unico concetto, il coinvolgimento passivo dell'utente, dell'utilizzatore. Quando si parla invece di coinvolgimento attivo, diciamo la resa di questo approccio aumenta progressivamente. Quando cioè accanto a ciò che viene letto, ciò che viene ascoltato, ciò che viene visto, si affianca una discussione, un dibattito e anche la scrittura, nel senso proprio più stretto del termine, come vedete, a 2 settimane noi siamo in grado di ricordare ben il 70% di ciò che appunto ci ha coinvolti direttamente, non più come spettatori passivi, ma come spettatori attivi. Fino ad arrivare al 90% quando accanto a queste, diciamo, metodologie si affianca a quello che oggi viene sotto il termine di gaming, cioè una simulazione di gioco di ruolo o una simulazione di un'esperienza. In questo caso il coinvolgimento attivo, coinvolgendo il nostro apparato sensoriale nella sua più ampia varietà visiva, acustica, tattile, comportamentale, vediamo che raggiungiamo il 90% di resa, quindi questo ha un notevole impatto ed è stato traslato questa informazione, questo studio, nell'ambito appunto della realtà virtuale. In effetti, prendendo spunto da un film che tutto sommato penso molti di noi abbiano visto oppure ne abbiano sentito parlare, cos'è la realtà virtuale? Beh, in realtà dire cos'è la realtà virtuale dovrebbe prima partire da facendo un passo indietro, cioè che cos'è reale. E qui lo vediamo in questo scambio fra due dei protagonisti del film, in cui uno dei due chiede: questo, quello che io sto osservando, non è reale. Ma l'altro contrappone un'affermazione che in realtà è sunto di una serie di studi, non è solamente una finzione cinematografica. E diventa provocatoria questa frase: che cos'è reale? Cos'è che noi possiamo definire reale? Se noi definiamo ciò che è reale, quello che percepiamo in ambito visivo, acustico, quello che tocchiamo, quello che vediamo, beh, e tutto sommato quel reale non sono altro che una serie di segnali, di impulsi elettrici che attraverso il nostro sistema nervoso viene poi codificato a livello centrale e ci dà,
dà origine a quello che noi chiamiamo l'esperienza, alla nostra realtà. E tutto questo, lo stesso concetto, questa definizione, la possiamo concettualizzare nell'ambito della realtà virtuale. Il primo ad applicare questo concetto è stato Loomis nel 1992, il quale ha fatto un'affermazione tutto sommato importante su cui noi dobbiamo basarci. La realtà virtuale non è un tentativo o non ha lo scopo di replicare perfettamente la realtà. In effetti Loomis distingue due situazioni nel mondo con cui noi continuamente interagiamo. Un mondo fisico è un mondo che lui definisce fenomenico, ma adesso vedremo che tutto sommato queste due definizioni, che sembrano abbastanza difficili, in realtà sono molto semplici. Noi interagiamo col mondo che ci circonda attraverso una serie di sensori, i nostri sensori visivi, i nostri sensori tattili. Quindi la nostra percezione del mondo, la nostra interazione col mondo è in realtà un processo mediato da questo nostro apparato sensoriale e che dà origine a ciò che viene definito non più il mondo fisico, ma la nostra percezione del mondo che ci circonda, il mondo fenomenico, che non è altro che la costruzione che i nostri sensi, il nostro sistema nervoso, con le sue diramazioni più periferiche, fa del mondo che ci circonda. Ne consegue un concetto che sta alla base delle neuroscienze, cioè la nostra coscienza del mondo fisico è quindi indiretta, o meglio, mediata da questi sistemi. Come si pone la realtà virtuale? Beh, la realtà virtuale in quest'ambito si pone in un contesto che sfrutta, o meglio, utilizza questo concetto estremamente importante. La realtà virtuale tende a convincere, tende a rendere conto il soggetto che la sta utilizzando di essere in un ambiente reale, in modo tale che in quell'ambiente, che è un ambiente ricreato, possiamo così dire, dalla realtà virtuale, lui possa svolgere determinate funzioni, possa svolgere compiti come li svolgerebbe nel suo ambiente fisico, di cui è una conoscenza fenomenica normale. Il soggetto quindi deve pensare, prima di tutto, nell'approcciare la realtà virtuale, che sia il mondo fenomenico che la realtà virtuale stessa con cui interagisce o in cui è immerso, mantiene, deve mantenere le caratteristiche e le aspettative di un mondo reale. Cosa vuol dire? Deve praticamente aspettarsi che la interazione o col mondo fisico che ci circonda con la mediazione dei nostri apparati sensoriali o nel mondo virtuale in cui allo stesso modo i nostri apparati sensoriali possono essere stimolati seppure in modo diverso e a volte non completamente, il risultato di tutto questo deve essere la sensazione, la percezione di una realtà. E questo porta alla definizione di realtà virtuale. La realtà virtuale non replica, o meglio, non è una riproduzione banale del mondo che ci circonda, è una simulazione di un ambiente reale che ci dà l'impressione, e vedremo che le sfumature sono diverse a seconda del tipo di realtà virtuale che viene utilizzata, che ci dà l'impressione di trovarsi in un ambiente fisico reale. Tutto questo è oltretutto ampliato e arricchito dal fatto che noi possiamo interagire con quell'ambiente virtuale, interagire sfruttando i nostri sensi in modo totale, in modo globale potremmo dire, oppure anche in modo differenziale. Tanto che il coinvolgimento da parte nostra può essere o parziale o totale, e questo vedremo che ha un notevole impatto a seconda del tipo di realtà virtuale che adesso prenderemo in considerazione. E in effetti io faccio un po' da prepista a quello che sarà poi l'incontro che avrete col collega, il dottor Simone Cassini, perché il mio ruolo, il mio scopo in questa fase è quello di presentarvi le varie tipologie di realtà virtuale che sono presenti sul mercato, anche se a volte non perfettamente raggiungibili perché richiedono, come vedremo, apparecchiature e a volte anche ambienti estremamente peculiari. Beh, intanto la prima cosa è stabilire cosa noi dobbiamo utilizzare, che cosa serve per creare la realtà virtuale. Beh, sembra banale, ma il primo punto è l'utente, l'utilizzatore, cioè il soggetto inserito nella realtà virtuale, il soggetto, colui che interagisce con le sue specificità con la realtà virtuale. Il modello virtuale stesso, che può comprendere
come vedete, un ambiente. Ma vedremo che questo ambiente, questo virtual reality environment, in realtà non è uguale per tutti i tipi di realtà virtuale. Viene modificato a seconda anche delle esigenze che dipendono dall'interazione fra l'utente e la realtà virtuale stessa. Beh, chiaramente c'è una parte informatica di non poca importanza, il software e anche l'hardware, che, su cui si basa chiaramente la creazione, lo sviluppo anche di una realtà virtuale. E quindi una serie di dispositivi, come vedete, che qua non stiamo a ripetere, sono facilmente identificabili, dei guanti che possono permettere, dei dispositivi che ci possono dare un ritorno ottico, quindi una sensibilità, l'apparenza di toccare ciò che noi manovriamo, gestiamo nel mondo virtuale. E anche una serie di dispositivi che ci permettono anche un ritorno che va a intaccare, o meglio, a impattare i nostri sensi, la vista, stimoli acustici, tattili come aptici, oltre chiaramente dei sistemi computerizzati. E quindi vediamo un esempio in cui in questo caso l'utilizzatore porta dei visori, degli strumenti, dei tracker che gli servono per gestire l'ambiente virtuale che viene qua riprodotto su uno schermo, in questo caso di un computer. E qui vediamo vari dispositivi che servono soprattutto per avere un ritorno aptico, quindi una darci l'impressione, in realtà la verosimiglianza, di un stimolo tattile che tramite questi sensori ci permettono di interagire con la realtà virtuale stessa. Ve ne sono vari tipi, sono usati sia, non solo in ambito medico, ma in realtà in tutto ciò che rappresenta il mondo virtuale, in tutte le varie sfumature di realtà virtuale. È un campo estremamente in evoluzione, in cui questi strumenti, che apparentemente potete trovare girando anche in internet tranquillamente, apparentemente simili fra di loro, in realtà subiscono continui raffinamenti proprio perché rappresentano il mezzo con cui il soggetto, in questo caso utilizzando il tatto, quindi utilizzando le mani, interagisce con l'ambiente virtuale stesso. E qui lo vediamo, per esempio, in cui questo soggetto, siamo proprio in un ambito dichiaratamente medico, in realtà una studentessa che sta utilizzando questi sensori che gli permettono di interagire con questo ambiente virtuale che in realtà lui vede attraverso il visore, ma che viene replicato su questo schermo e che in questo caso sta simulando, per esempio, molto probabilmente in questa situazione, la ricreazione di un legamento di questa articolazione. Quindi dei tramiti che si pongono fra l'utilizzatore, il mondo virtuale, l'ambiente virtuale, fino ad arrivare addirittura a sistemi ben più sofisticati dove, come in questa rappresentazione, l'interazione coinvolge anche delle protesi vere e proprie visto il soggetto e delle repliche virtuali, in questo caso di tutto ciò che può essere trovato in un ambiente di sala operatoria per interagire con quello che presumibilmente sarà la riproduzione virtuale di un corpo umano oppure un manichino. Ma veniamo un pochino al clou dopo questa breve introduzione. Che tipi di realtà virtuale noi possiamo, o meglio, siamo a conoscenza, stiamo sviluppando, sono presenti in ambiti, in tutti gli ambiti se vogliamo, ma soprattutto per quello che ci riguarda un ambito didattico formativo. Beh, un tipo di realtà virtuale è una realtà virtuale non immersiva. In questo caso, questo tipo di realtà virtuale, se vogliamo, è forse la più semplice per certi versi. L'utente all'utente è permesso, o meglio, l'utente si trova in un ambiente che ricrea in parte il mondo reale, anche se il soggetto ne percepisce la non realtà, cioè il soggetto percepisce se benissimo a conoscenza del fatto che l'ambiente con cui sta interagendo non ha le connotazioni di un ambiente reale. Anche in questo caso sono presenti dei dispositivi intermedi che, diciamo così, fanno da tramite, come vedete, dei guanti, dei dispositivi che in realtà contengono dei sensori che danno al soggetto l'impronta, la sensibilità, una sfumatura di sensibilità tattili come se veramente stesse interagendo con quel determinato oggetto. Quindi vediamo una classica esemplificazione, un sistema abbastanza sofisticato e che permettono anche al soggetto di cogliere
vedete dei sensori di movimento, dei sensori tattili, di avere proprio una percezione fisica, tra virgolette, reale di questo ambiente di realtà virtuale. E quindi vediamo una classica e importante, tutto sommato, rappresentazione. In questo caso ve ne parlerà più diffusamente in un esempio il mio collega, però vedete un soggetto in riabilitazione psicomotoria in cui, messo su un tapirulante che ricrea sensorialmente, mediante dei sensori che sono presenti anche sulle scarpe che indossa e anche nella superficie su cui lui cammina, che riproducono virtualmente il percorso che lui sta visualizzando. All'atto pratico il soggetto si muove su questo percorso e la sensazione che ha lui è quella di muoversi su un ambiente che riproduce delle asperità o delle regolarità in modo da riacquisire un buon uso in fase di riabilitazione motoria di queste, dei suoi arti, delle sue capacità. Anche a livello ludico, in questo caso per imparare, come vedete, a gestire la propria capacità di equilibrio su una superficie regolare. E in questo caso ancora una volta viene riaffermata l'importanza di questo aspetto ludico, ma o meglio nell'utilizzare ciò che fa parte del gaming, cioè il coinvolgimento del soggetto nell'affrontare, nel porsi in una situazione come questa rappresentata, dove il soggetto sta cercando di mantenere l'equilibrio, il rapporto continuo e modificazioni che vengono imposte su questa struttura e che lui visualizza sullo schermo stesso. Una realtà virtuale particolare, che in realtà è una di quelle di cui noi ci occupiamo in particolar modo, è la realtà virtuale immersiva. E quindi vediamo un esempio, utilizza, come vedete, dei visori, dei dispositivi per interagire con l'ambiente virtuale riprodotto che il soggetto vede e che qui viene proiettato a schermo. Perché si chiama immersiva? Perché il soggetto è realmente immerso, completamente immerso in questo ambiente tridimensionale, in questa replica tridimensionale. Quindi utilizza un dispositivo di visualizzazione e anche dei sensori di posizione per gestire e manipolare la scena che gli viene presentata, in questo caso una classica esempio di scena anatomica, quindi in ambito decisamente didattico, ma vedremo non solo. Alcuni esempi che qui vedete rappresentati di visori o head mounted display, in questo caso quelli di questa marca utilizzano un smartphone su cui è caricata l'ambiente virtuale, l'app con l'ambiente virtuale, o dei visori di più recente sviluppo in cui sono all in one, cioè comprendono completamente sia il sistema di visualizzazione, hardware e software, che anche e chiaramente la possibilità di interagire, come vedete nella scena qui riprodotta, con la scena che viene di volta in volta presentata. Questo può essere utilizzato, come vedete, sia a seconda delle esigenze, quindi ricreando degli ambienti virtuali che possono essere, che hanno come target diversi tipi di popolazione. In questo caso un ragazzo presumibilmente delle prime scuole, a livello ludico, per questa tecnologia, diciamo, è nata principalmente nel campo dei videogiochi, e quindi vediamo alcuni esempi. Questo è quello che il soggetto vede una volta che ha indossato quei visori, mentre quello che vedete fuori è una rappresentazione statica. Come vedete può essere utilizzata ed è utilizzata molto per esempio in studi di tipo archeologico per l'approfondimento, per lo studio, in questo caso di situazioni ben particolari e quindi con un impatto che, come vedete, è sempre, possiamo definire, di tipo didattico formativo, ma ad un livello decisamente più elevato. Ancora, giusto per vedere come si può fare in modo, e in questo caso si vede mediante quello che è il docente che sta utilizzando un tablet, in cui la scena viene inviata a più utenti, quindi la possibilità anche di coinvolgere più utenti nell'affrontare lo studio o quello che in questo momento il docente sta mostrando, il professore sta mostrando a questa ipotetica classe.
Un campo dove ha trovato enorme sviluppo questo tipo di realtà immersiva è nella preparazione di soggetti che si avviano a diventare piloti d'aereo. Nella simulazione di aereo è una pratica comune che futuri piloti, ma anche piloti in fase attiva, debbono passare un tot di ore in ambito di realtà virtuale immersiva, per imparare nuove metodologie, nuove tecniche, per nuovi apparecchi, a gestire nuove situazioni, anche di tipo particolare, quindi per affrontare situazioni potenzialmente pericolose in un ambiente che voi potete chiaramente intuire decisamente safe, cioè decisamente tranquillo, privo di rischi. E come vedete, il dettaglio delle riproduzioni può essere estremamente raffinato. E quindi vedete una applicazione anche pratica in cui la scena in questo caso, partendo per esempio da un'immagine radiologica, si può ottenere una ricostruzione tridimensionale che può venire successivamente introdotta in un ambiente di realtà virtuale, ad esempio caricata su quei visori per essere gestita dall'utilizzatore stesso. E in questo caso ne vedete un'applicazione diretta dove ciò che si è ottenuto a partire da un imaging diagnostico viene caricato su un visore e in questo caso il soggetto in questione sta facendo una vera e propria operazione di pianificazione, di planning preoperatorio, cioè sta visualizzando sul suo visore le ricostruzioni di questo imaging radiologico per pianificare o per studiare meglio una fase di intervento a cui in questo caso il soggetto dovrà essere sottoposto. Un altro tipo di realtà virtuale è la realtà virtuale aumentata. È un tipo di realtà virtuale che si basa su un processo e che ci dà delle informazioni completamente diverse. In questo caso viene definita come un potenziamento del nostro apparato percettivo, come vedete, un arricchimento della percezione sensoriale. In questo caso viene sovrapposta alla realtà che ci circonda, una realtà, diciamo così, virtuale, delle informazioni aggiuntive che arricchiscono l'ambiente che ci circonda di nuove conoscenze, nuove informazioni e che sfruttano delle apparecchiature e tecnologie di tipo diverso, come ad esempio gli HoloLens, come rappresentati in questo caso. Qui lo vedete dove, a differenza della situazione precedente, dove il soggetto è completamente immerso nell'ambiente virtuale, qui il soggetto osserva l'ambiente fisico che lo circonda, a cui sovrappone delle informazioni, mediante appunto questi dispositivi portatili, che arricchiscono da un certo punto di vista il quadro della realtà che lo circonda. E come vedete possono essere utilizzati o dei visori, o meglio degli HoloLens come nel caso precedente, degli occhialini particolari, oppure addirittura dispositivi come il tablet che aggiungono, e si tratta, ecco perché si parla di realtà aumentata, perché è un'aggiunta alla realtà fisica di ciò che si ottiene ancora una volta, in questo esempio da un imaging radiologico e quindi da una ricostruzione tridimensionale. Un arricchimento della nostra percezione sensoriale per quanto riguarda il mondo fisico, di cui però in questo caso l'utilizzatore è perfettamente a conoscenza, lo vede, non è immerso nella realtà virtuale. E come vedete le applicazioni sono notevoli. In questo caso un semplice testo a cui viene sovrapposta una riproduzione, in questo caso di un'abbazia. Oppure, osservando un quadro dove l'aggiunta di particolari ci permette di interagire e di ottenere informazioni su aspetti peculiari di quel quadro stesso. Capite che anche in questo caso l'impatto, come nel caso della realtà virtuale immersiva, informativo, didattico, è veramente notevole, ma si basa su un principio profondamente diverso. Un altro tipo di realtà virtuale che diciamo è forse quella più futuribile, quella più allo studio, ma che ancora presenta, diciamo, notevoli punti da implementare perché venga utilizzata nel quotidiano, è la realtà mista. Nella realtà mista, o meglio, la realtà mista la possiamo identificare con che cosa? Come praticamente la somma di realtà
virtuale immersiva e di realtà virtuale aumentata. Prende un pochino da entrambi. In questo caso, la realtà mista permette appunto un approccio ancora di tipo diverso, un'interazione fra chi? Fra l'utente, l'ambiente fisico e nello stesso tempo l'ambiente virtuale, utilizzando sicuramente le proprie capacità, le proprie conoscenze, anche il proprio apparato sensoriale e nello stesso tempo utilizzando tutti quei dispositivi che ci permettono di interagire, sia da un punto di vista sensoriale che da un punto di vista dell'imaging, con questa, diciamo, confluenza di mondo fisico e virtuale. Quindi sia nella realtà fisica, ma contemporaneamente in questo caso si interagisce anche con la realtà virtuale. E diciamo che la realtà mista si pone al centro dell'interazione fra l'utilizzatore, l'utente, l'essere umano, il sistema informatico, il computer, e l'ambiente con cui sia il computer che l'uomo, l'utilizzatore, interagisce. E diciamo che corrisponde a questa perfetta area di sovrapposizione, mentre negli altri casi, come vedete, si possono avere interazioni fra soggetto e computer. Tutti noi oggi utilizziamo sistemi informatici, per cui sappiamo benissimo cosa vuol dire l'interazione che abbiamo con l'ambiente che ci circonda, con quale continuamente siamo a contatto, e anche ciò che viene chiamato come percezione, l'interazione che si viene a creare fra computer o sistemi informatici, sistemi digitali, e l'ambiente stesso. Nella confluenza di questi tre sistemi e di queste tre interazioni, questo rappresenta la realtà virtuale o mista. Quindi, qui ne vediamo un esempio, e forse la foto ci rende, l'immagine ci rende ben conto di cosa si intende. Il soggetto è chiaramente conscio dell'ambiente fisico che lo circonda, interagisce con una ricostruzione, con questa riproduzione virtuale, da cui però può trarre, o meglio, in cui la sua interazione però diventa nello stesso tempo anche in questo caso fisica. Può estrapolare in questo caso da questa ricostruzione virtuale una determinata struttura di particolare interesse, e la sua interazione con questa struttura, diciamo così, è la somma di fisicità e di virtualità, potremmo così dire, che viaggiano in contemporanea. Quindi la somma proprio è la compenetrazione di ciò che è il mondo virtuale immersivo e di ciò che abbiamo visto invece essere affrontato nell'ambito della realtà aumentata. Una sovrapposizione di entrambi questi tipi di mondi, in cui chiaramente gioca sempre un ruolo fondamentale ciò che sono gli input che arrivano al soggetto da un punto di vista visivo, da un punto di vista tattile, come in questo caso, ma anche nell'interazione che può avere con altri utenti che contemporaneamente stanno osservando con lui questo tipo di realtà. E come vedete, l'interazione può diventare estremamente spinta nell'ambito della questo tipo di realtà virtuale mista, che chiaramente però è ancora in notevole fase di sviluppo e di implementazione, salvo alcuni ambienti in cui sta trovando una sua piena esplicazione, soprattutto per esempio nell'acquisizione di conoscenze riguardanti l'apprendimento del funzionamento di determinate apparecchiature o strumenti. Un'ultima cosa come cenno per un ambiente un po' particolare, una realtà che è un po' particolare, che ha sotto il nome di cave. In questo caso, come vedete, un ambiente fisico in cui una serie di proiettori realizzano una rappresentazione sulle pareti di questa stanza, che è una stanza fisica, quindi ci vuole un insieme di strumentazioni e di dotazioni che riproducono tutto, in cui l'utilizzatore interagisce mediante degli occhialini e dei visori stereoscopici, degli occhiali stereoscopici che gli permettono di dare un senso di profondità. E in questo caso un esempio in cui il soggetto sa benissimo dove si trova in un ambiente ricreato, però può interagire sempre con questo ambiente
un'interazione, diciamo, più che altro limitata da un punto di vista quasi esclusivamente visivo o acustico, ma soprattutto visivo, ma che ha subito, come vedete, alcune applicazioni, per esempio, in questo caso, una ricostruzione di una rete neuronale nello studio di determinate patologie a livello cerebrale. Quindi possiamo dire che la realtà virtuale nel suo insieme comprende diversi e sottolinea diversi aspetti in ambito di didattica e di training, con notevoli potenzialità. E queste si basano su alcune considerazioni. Primo, il coinvolgimento del soggetto. Il suo coinvolgimento lo rende attivo. E se ci ricordiamo cosa abbiamo detto all'inizio, un coinvolgimento attivo vuol dire maggiore capacità di memorizzazione e di apprendimento. Siamo in un ambito, per quanto ci riguarda, decisamente medico-chirurgico. Ciò con cui interagisce, siamo partiti, come abbiamo visto nell'esempio di realtà virtuale immersiva, da un imaging radiologico per ottenere scene 3D poi replicate, inserite in un ambiente di realtà virtuale immersiva. Stiamo parlando di un'anatomia che non è più virtuale, di uno studio del paziente che non è più virtuale, di un approccio didattico che non è più virtuale nel senso supera quelle che sono le limitazioni di atlanti e testi. Quelli che noi vediamo sono pazienti. Si apprendono delle procedure, si impara dal fare e questo è fondamentale perché può portare alla costruzione di modelli di simulazioni e di simulatori tridimensionali e interattivi del corpo umano. Può essere utilizzato in pleno preoperatorio, può essere utilizzato a formazione a distanza. Se a queste informazioni aggiungiamo altre situazioni, in campo di architettura, in campo storico, in campo di arte, di scienze svariate, capite che il coinvolgimento e l'impatto può essere davvero notevole. A questo punto lascio il proseguimento al collega Simone Cassin che vi illustrerà, forse la parte più interessante, di quello che ci riguarda oggigiorno. Microfono. Buongiorno a tutti, mi chiamo Simone Cassin e sono un medico e assegnista di ricerca presso l'Università degli Studi di Milano. All'interno del webinar di oggi il mio intervento verterà su quali sono le applicazioni pratiche delle tecnologie tridimensionali e di realtà virtuale in medicina. In tal senso sarebbe più corretto parlare di medicina del presente, più che di medicina del futuro. Infatti, molto di ciò di cui parleremo fra poco è già entrato nelle sale operatorie, nei reparti ospedalieri, nelle aule universitarie, migliorando il livello delle cure e dell'insegnamento. Negli ultimi anni, non a caso, il numero di articoli scientifici su tecnologie tridimensionali e di realtà virtuale pubblicati su riviste mediche è cresciuto esponenzialmente, come possiamo vedere da questo grafico. E questo andamento testimonia il crescente interesse verso questo settore anche da parte dei professionisti della sanità. Ed è in particolare da un anno, dal 2012, che questo interesse è sempre più crescente. E il 2012 è una data che non cito a caso, in quanto in questa occasione quella che allora era una startup, Oculus, pubblicò su un famoso sito di crowdfunding una raccolta fondi al fine di poter sviluppare, produrre e commercializzare il loro primo visore di realtà virtuale, nonché, potremmo dire, il primo visore di realtà virtuale immersiva moderno. Fu, come possiamo vedere dai numeri, un successo, più di 10.000 sostenitori e 2 milioni e mezzo di dollari raccolti e questo permise a Oculus e anche alle aziende concorrenti di aprire un nuovo settore di enorme sviluppo tecnologico. In questo decennio
sono stati fatti dei passi da gigante, arrivando oggi a prodotti come quelli che vediamo ora, gli Oculus Quest, che grazie alle loro caratteristiche tecniche in termini di risoluzione, di portabilità, di batteria, permettono un'esperienza d'uso di alto livello, adatta anche a dei setting molto complessi come possono essere quelli ospedalieri o universitari didattici. Ma torniamo in tema, torniamo alla domanda iniziale, ossia quali sono le applicazioni pratiche in medicina della realtà virtuale. Un primo campo dove queste tecnologie sono state studiate e adottate è sicuramente l'insegnamento, in particolare dell'anatomia umana, una materia che riveste un ruolo di primo piano nel cursus studiorum dello studente di medicina e che ha un notevole impatto sull'intera carriera del professionista della salute. L'insegnamento dell'anatomia nel corso degli anni e anche dei secoli ha visto uno sviluppo e un'evoluzione importanti, che ho cercato di riassumere in questa diapositiva. Fino a pochi secoli fa, in realtà anche fino a pochi decenni fa, l'anatomia veniva insegnata sul campo tramite cadaveri in sala autoptica. E col passare degli anni questo tipo di approccio però ha mostrato notevoli limiti in termini di flessibilità e in termini anche etici e pertanto si è passati a un apprendimento sempre più teorico sui libri di testo, sugli atlanti come il Netter qui a lato che tutti gli studenti di medicina imparano a conoscere fin dai primi anni. In anni recenti per cercare di superare i limiti mostrati dallo studio prettamente teorico sui manuali, sui libri di testo, sono stati sviluppati atlanti tridimensionali come quello in questa diapositiva creato da Visible Body e questi atlanti sono già oggi usati e apprezzati dagli studenti di tutto il mondo e consentono un'esperienza di apprendimento sicuramente più interattiva, meno difficoltosa anche dal punto di vista dell'immaginazione. Muovendo i passi dai medesimi presupposti e dalle stesse necessità è stato inoltre sviluppato un sistema all-in-one come Anatomage, che è un tavolo touchscreen che si propone di simulare quella che è l'esperienza di studio anatomico su cadavere, però in maniera virtuale. Ed è stato pensato per essere usato all'interno delle aule universitarie, ad esempio in delle sessioni a piccoli gruppi. Con Anatomage quindi si torna un po' alle origini, si torna al tavolo autoptico in una modalità che però consenta al tempo stesso di superare i limiti etici e di flessibilità dello strumento proprio di cui facevo cenno prima. A queste soluzioni oggi si affianca la realtà virtuale. Nel nostro polo universitario, ad esempio, usiamo queste tecnologie per consentire agli studenti uno studio dell'anatomia a partire, come diceva il professor Vertemati nell'intervento precedente, a partire da modelli tridimensionali reali. Reali perché ricostruiti da imaging radiologico come TAC o risonanze magnetiche, per intenderci. Questo tipo di tecnologia apporta all'insegnamento innumerevoli vantaggi che vanno dalla comprensione migliore dell'anatomia al ridotto tempo di apprendimento, consentendo, come dicevo poc'anzi, lo studio anatomico su pazienti reali, lo studio quindi anche delle loro varianti anatomiche, e poi lo strumento più in generale consente una notevole immersività nel compito che si sta svolgendo, in questo caso nell'apprendimento. Consente uno sviluppo e un aggiornamento estremamente rapido a dei costi relativamente contenuti. Un secondo settore in cui la realtà virtuale riveste e rivestirà sempre più con gli anni un ruolo di primo piano è il training, la formazione a tutti i livelli, dallo studente passando per il medico in formazione, il medico specializzando, arrivando infine al chirurgo esperto, a fine carriera potremmo anche dire.
Il practice by doing riveste notevole importanza nel nostro settore, è solo grazie alla pratica che i medici, i chirurghi possono eseguire manovre invasive, manovre chirurgiche di alto livello e complessità, minimizzando al tempo stesso però i rischi per i pazienti. Tuttavia, in questo senso vi sono anche a ragione notevoli impedimenti. Far pratica direttamente sui pazienti, soprattutto nelle prime fasi di training, non viene oggi più accettato né dal punto di vista etico né tantomeno a maggior ragione dal punto di vista medico-legale. La delicatezza di quello che è il nostro lavoro e la sua complessità crescente rendono necessarie, rendono imperative la ricerca di strade alternative per consentire la formazione. E per consentire ai medici di farsi trovare preparati a offrire cure di alto livello in situazioni anche molto complesse e a volte inedite. In tal senso, già da molti anni vengono usati dei simulatori anche molto semplici, come quelli che vediamo in questa diapositiva. In particolare, sulla sinistra possiamo vedere un kit sutture che consente di esercitarsi per l'appunto nel fare i punti di sutura sulla cute, mentre sulla destra vediamo raffigurato un manichino utilizzato per insegnare nei corsi di primo soccorso la rianimazione cardiopolmonare. Entrambi questi due sistemi vengono oggi utilizzati con enorme successo nei due rispettivi settori. In altri ambiti, come nella chirurgia, le possibilità di fare esperienza in un ambiente privo di rischi sono assai scarse e spesso sono una delle poche occasioni sono i cosiddetti cadaver lab, ossia delle sessioni di parti di convegni in cui i medici, i chirurghi possono eseguire manovre invasive o chirurgiche su cadavere. Tuttavia, come potete immaginare, questo tipo di approccio pone gli stessi limiti, gli stessi problemi di quanto visto poco fa per lo studio dell'anatomia. Viene oggi ancora accettato ed è ancora molto diffuso perché apporta notevoli benefici e fino a poco tempo fa era difficilmente sostituibile. In anni recenti, fortunatamente, sono stati sviluppati diversi simulatori che consentono di far pratica soprattutto nel caso di interventi di tipo mini-invasivo. Per intenderci, gli interventi mini-invasivi sono quelli effettuati in scopia tramite delle piccole telecamere che vengono di fatto inserite all'interno del corpo del paziente e che proiettano il loro video sugli schermi in sala operatoria, permettendo al chirurgo di agire praticando delle incisure chirurgiche veramente di ridotte dimensioni. Anche in questo ambito alle soluzioni finora accennate si affianca, come possiamo vedere da questo video, la realtà virtuale. Una realtà virtuale che consente di simulare un qualsiasi tipo di interventi, sia mini-invasivo come quelli visti poco fa, che, come in questo caso, i cosiddetti interventi a cielo aperto. Un esempio di questo approccio è quello che stiamo vedendo, come vi dicevo ora, è un'applicazione che si chiama OssoVOAR ed è un simulatore di interventi ortopedici. In questo caso il chirurgo, una volta indossati i visori, si ritrova immerso in una vera e propria sala operatoria con un paziente virtuale davanti, con degli strumenti virtuali. E in questo estratto in particolare possiamo vedere il chirurgo ortopedico andare a eseguire la riduzione, ossia la riparazione di una frattura tibiale. Chiaramente questo tipo di training è ancora oggi deficitario, solitamente nella maggioranza dei casi, come ad esempio in OssoVOAR, dell'esperienza tattile e fisica che invece il chirurgo prova nella realtà e dà modo anche di provare nei cadaver lab. Questo consente chiaramente un'esperienza limitata, seppur di enorme valore. Ultimamente si sta
lavorando molto per sopperire a queste mancanze e ad esempio sono stati studiati, sviluppati, prodotti e messi in commercio dei guanti che ad esempio collegati ai visori consentono di offrire un'esperienza più completa di training, simulando anche la fisicità della realtà. Anche in questo caso la realtà virtuale ha notevoli vantaggi, apporta notevoli vantaggi in ambito medico, nel training, consentendo ai medici in formazione di esercitarsi in un ambiente privo di rischi, quindi con problematiche etiche e medico-legali assenti. Inoltre, l'essenza stessa della realtà virtuale consente al chirurgo di ripetere, volendo infinite volte, la medesima procedura, e al termine di ciascuna è possibile fare auditing, cioè confrontarsi con i propri pari o con i superiori o con degli esperti e andare a migliorare la propria pratica clinica chirurgica di volta in volta. Anche in questo caso vi sono gli stessi vantaggi intrinseci della tecnologia, quindi la possibilità di essere immersi completamente in un ambiente di training, quindi dedicarsi solamente a quello, la possibilità di sviluppare e aggiornare rapidamente il software, il tutto a costi decisamente contenuti. Un terzo e ultimo campo in cui queste tecnologie hanno apportato notevoli benefici è il planning preoperatorio. Con questa frase si intende il momento in cui i chirurghi, sulla base dell'imaging, ossia di radiografie, TAC, risonanze magnetiche, vanno a studiare il paziente e a decidere il miglior approccio chirurgico e quindi l'approccio chirurgico da adottare. In questa diapositiva vediamo un esempio di TAC, quindi di materiale che i chirurghi visionano per il planning preoperatorio, e questo ci consente di apprezzare la difficoltà di usare questo tipo di strumenti, seppur preziosi, in questo tipo di procedure. Il chirurgo infatti si trova a dover ricostruire nella propria mente l'anatomia del paziente a partire da una serie di immagini bidimensionali, con un conseguente notevole dispendio di tempo e maggiore probabilità di errori, senza considerare che poi questo sforzo mentale richiede anni di esperienza e ha una lenta curva di apprendimento, tale per cui risulta molto difficile, se non impossibile, soprattutto ai più giovani, ossia a quelli che hanno più bisogno di fare un planning accurato e preciso per evitare problematiche poi successive ai pazienti. Le tecnologie oggi disponibili consentono però di andare ad evidenziare le strutture di interesse, come possiamo vedere in questo filmato, e pertanto di andare a partire da TAC, risonanza magnetica, quello che noi chiamiamo imaging tomografico, proprio perché costituito da una serie di, tra virgolette, fettine, andare a ricostruire un modello tridimensionale dell'anatomia del paziente, come quello che possiamo vedere in questa diapositiva, ed è facile pensare come un planning basandosi su questo tipo di immagini risulti molto più semplice, molto più rapido, nonché molto più accurato. Questo tipo di immagini possono chiaramente essere viste oltre che allo schermo del computer, anche tramite visori di realtà virtuale immersiva, direttamente subito prima di entrare in sala operatoria o anche direttamente in sala operatoria prima di iniziare l'intervento. Anche in questo campo, anche in questo settore, la realtà virtuale apporta alla medicina notevoli vantaggi. Sicuramente la migliore comprensione dell'anatomia patient specific, quindi propria del paziente. Questo consente un planning preoperatorio più accurato, uno studio del paziente più accurato, e quindi di andare a effettuare una chirurgia di precisione in tempi estremamente ridotti. Questo più in generale permette di
andare a migliorare i risultati per i pazienti, quelli che vengono chiamati outcomes, con minori complicanze più in generale. Con questo ho concluso il mio intervento, spero che sia stato interessante, vi ringrazio per l'attenzione e vi invito a porre tutte le domande nella sessione dedicata al termine di questo intervento. Grazie. Eccomi, sono di nuovo Maurizio Gallieni. Adesso farò una moderazione di eventuali domande che vorrete porci. Non ne vedo in questo. Ah no, ce n'è forse una. Ecco la domanda che è pervenuta, che girerei a Simone, si potrebbero avere degli esempi sulla percezione in seguito? Mi sembra che già li hai fatti, diciamo, vedere nella tua presentazione, ma forse potresti darci delle indicazioni, su come magari si può approfondire questa tematica al di fuori di questa presentazione, che peraltro ricordo potrà essere rivista sia sul sito internet della DIBIC che anche sulla pagina Facebook e anche attraverso Instagram ci saranno dei riferimenti su come poter tornare a rivedere la presentazione. Dunque, con percezione, Sei live? Sì, sei live adesso. con percezione io immagino si intenda quello di cui facevo riferimento prima, cioè i guanti aptici, i sense glove, e quindi rispondo in questo senso. È possibile tramite questo tipo di guanti di tecnologia andare a simulare sia la sensazione tattile che il ritorno di forza. Quindi questi guanti applicano una forza contraria rispetto a quella che si va a creare quando si prende un oggetto, andando a simulare quindi la presa, ad esempio, di strumenti in sala operatoria. Un altro metodo che si potrebbe usare per andare a simulare la fisicità in un ambiente virtuale è quello di andare a unire tecnologie, ad esempio, di stampa tridimensionale con le tecnologie di realtà virtuale, quindi andando a tracciare tramite i visori gli oggetti che si hanno davanti in modo tale che l'oggetto restituisca la sensazione fisica mentre il visore contribuisca alla creazione di un ambiente virtuale all'interno del quale l'utente possa sperimentare, possa muoversi a seconda delle necessità del caso. Eccomi di nuovo, io vorrei stimolare i ragazzi che ci stanno ascoltando a considerare la possibilità di intraprendere questo percorso di studio e anche lavorativo, poi dopo aver studiato questi aspetti. Sono certo che ci sarà un cambiamento profondissimo nel nostro ambito, in ambito di ricerca medica e di pratica clinica medica sull'utilizzo di queste nuove tecnologie. E quindi sia come protagonisti nello sviluppo delle tecnologie che come utilizzatori che conoscono queste metodologie, c'è un grande futuro. Quindi vi invito a considerare questo per la vostra carriera futura. Io direi che sono le 17, se non ci sono altre domande, Maurizio Vertemati, professor Vertemati, forse vuoi fare una piccola, diciamo, sintesi della conclusione che vogliamo raggiungere e di quello che abbiamo voluto comunicare ai ragazzi che ci hanno, e alle ragazze, soprattutto forse perché in medicina almeno ormai c'è una certa prevalenza del genere femminile, per esempio tra le mie specializzande, ormai devo parlare al femminile, considerato la maggioranza, parliamo di un rapporto 80-80-20, quindi invito anche e forse di più ancora le ragazze a considerare questa carriera. Quindi Maurizio, vuoi un attimo concludere e darci una tua visione, insomma, sull'evento di oggi? Sì, ti ringrazio, ma vorrei concludere con un piccolo cappello finale. Quello di cui abbiamo parlato, molte volte diciamo che l'approccio verso le nuove tecnologie
è banalizzato nel senso che vengono considerate queste nuove tecnologie come un completo sostituto di ciò che c'era precedentemente. In realtà queste nuove tecnologie, la realtà virtuale, che forse abbiamo imparato a essere virtuale un po' tra virgolette, perché è molto più reale, soprattutto con quello che ha detto il collega Cassin, visto che deriva tutto da un imaging radiologico. Stiamo parlando di pazienti, non sono disegni o ricostruzioni e basta, nel senso forse anche più banale del termine. Ma quello che vorrei sottolineare è che tutte queste tecnologie, nuove tecnologie, questi nuovi approcci, si inseriscono compiutamente nel fornire uno strumento relativamente facilmente accessibile agli utilizzatori, in particolar modo studenti di medicina, ma come abbiamo visto a più livelli, e la nostra esperienza ci sta portando ad avere, a notare anche un notevole impatto in personale medico, anche con skill veramente elevati, quanto apprezzino questi nuovi approcci. Ma è un inserirsi, è un aggiungere degli strumenti da utilizzare non in sostituzione, ma ripeto, in aggiunta a quello che c'è normalmente. Qualcosa che permette un'interazione più completa per certi versi, più totalizzante da parte dell'utilizzatore, perché l'utilizzatore in questo caso è attivo in quello che fa, è lui che gestisce il tutto. E come dicevi tu, Maurizio, è importante anche una cosa, capire che qui stiamo di fronte ad una rivoluzione anche per quanto riguarda il futuro personale medico, che non può più essere, o meglio, non può più permettersi di non essere a conoscenza di quanto viene sempre più offerto oggigiorno a lui come strumenti. E di conseguenza bisogna cambiare un po' la mentalità, e per i giovani questo è sicuramente facilitato, ma deve essere un approccio critico, non un approccio appunto passivo, nel senso di dire non è un giochino, è qualcosa di profondamente e scientificamente estremamente importante. Come vi è già stato detto, e termino con questo, la letteratura scientifica internazionale si sta approcciando in maniera sempre, e stiamo parlando di riviste di altissimo livello, si sta sempre più approcciando all'utilizzo di queste tecnologie e ne sta sempre più riconoscendo l'impatto, ma soprattutto le sta, cosa fondamentale, validando in ambito pratico. E questo è veramente l'utile. Do a te la parola, Maurizio. Bene, io vi rubo ancora 2 minuti. Intanto voglio ringraziare chi non avete visto, ma che è alla base del successo di questi eventi. Astrid, Leopoldo, Chiara Mandò, la professoressa Mandò, che hanno contribuito in maniera veramente notevole alla realizzazione di questo, come dei precedenti e dei futuri webinar DIB, e Silvana Casati, che è l'interfaccia per in particolare per tutto il percorso formativo per gli studenti delle scuole superiori, il cosiddetto PTCO. Vi ricordo a questo proposito per gli studenti che dovete scaricare e compilare adesso, se non l'avete già fatto durante la presentazione, il modulo per certificare la vostra presenza, che è quello che ci serve per poter dare gli attestati, non quindi l'iscrizione al webinar, ma è l'attestato di presenza. E vi ricordo ancora che potrete rivedere questo webinar sui nostri social media, Instagram, Facebook e sul sito web. E con questo direi che concludo. Credo che per quanto riguarda gli studenti delle scuole superiori ci rivedremo al prossimo anno scolastico. E comunque la nostre iniziative continuano senz'altro per quanto riguarda questi webinar e anche per molte altre cose. Quindi se tenete d'occhio i nostri siti sarete senz'altro informati su tutte le nuove iniziative. Ringrazio anche ancora moltissimo Simone Cassin per la sua presentazione che mi è molto piaciuta. Credo che abbia stimolato non solo me, ma tutti voi, e quindi vi auguro a questo punto una buona serata. Buonasera a tutti.